immagine della Terra dalla Luna, parlò ai contemporanei anche della fragilità del nostro pianeta, di un destino comune in equilibrio sempre più precario e al tempo stesso prezioso, come apparve fin dal primo momento agli stessi astronauti dell'Apollo 8, che chiusero la diretta televisiva augurando ai telespettatori buonanotte, buona fortuna, felice Natale e Dio vi benedica tutti, tutti voi sulla buona terra. Di quella fragilità si cominciava in quello stesso periodo ad avere crescente consapevolezza. Quasi in contemporanea al discorso di Kennedy in Texas nel settembre del 1962, era comparso sugli scaffali delle librerie un libretto dall'apparenza anonima. L'autrice era Rachel Carson, una biologa al di fuori delle istituzioni accademiche, già nota per opere divulgative di grande successo. La lettera di un'amica che lamentava la morte di alcune specie di uccelli a seguito dell'uso di DDT in una zona rurale l'aveva spinta a raccogliere dati e pareri di esperti. Il risultato era un grido d'allarme sulle conseguenze dell'abuso di pesticidi per l'ambiente e la salute. Scritto con grande passione, il messaggio scosse le coscienze. Primavera silenziosa, così si intitola il libro nella versione italiana, divenne rapidamente un bestseller in molte lingue, tuttora ristampato. La rete televisiva CBS gli dedicò un lungo speciale. L'immagine della Terra dalla Luna si legò idealmente all'accoglienza del libro della Carson, contribuendo ad accendere definitivamente la scintilla di quella che poi sarebbe diventata la nostra coscienza ecologica. Regolarmente inclusa tra le foto più influenti della storia, Earth Rise è stata definita la fotografia più importante mai scattata in campo ambientale. Difficile tuttavia riassumere l'impatto di quella fotografia meglio del suo stesso autore, l'astronauta William Anders. Siamo venuti fin qui per scoprire la Luna e la cosa più importante che abbiamo scoperto è la Terra.